Secondo alcuni l'origine e l'elemento che tiene assieme l'intero universo è qualcosa di acustico, dunque una vibrazione. Infatti qui al centro di radioastronomia di Medicina non guardano lo spazio profondo, ma cercano di ascoltarne e capirne le voci. Nella nostra introduzione, ingegnere, non so quanto propriamente abbiamo parlato che voi qui a Medicina studiate le voci dallo spazio. È corretto questa lettura, diciamo, della vostra attività oppure è limitata? Beh, diciamo, ascoltiamo, nel senso che riceviamo dei segnali elettromagnetici che possono essere interpretati in qualche modo. Chiaramente non lo fa un essere umano con l'orecchio, ma lo fa un'antenna che come una radio viene poi trasdotto in qualche modo ed elaborato da un computer. Ecco, e quale strumento migliore per ricevere segnali dallo spazio rispetto a quello che abbiamo qui davanti a noi, la Croce del Nord? La vostra attività nasce nel 1963 grazie all'iniziativa dell'Università Dipartimento Lord di Fisica, poi si evolve fino al 1983, ecco la parabola è là in fondo, ci riassume brevemente quindi qual è la storia del Centro di Radioastronomia di Medicina. Sì, diciamo che tutto appunto è nato intorno agli anni 60, quando si è aperta questa nuova finestra nell'universo, per cui si è scoperto l'universo radio, ossia che gli oggetti celesti, oltre che emettere onde, diciamo, nel campo del visibile, emettono onde anche in tutte altre lunghezze d'onda, fra cui appunto l'universo radio. Ed è per questo che è nato qui in provincia di Bologna questo radiotelescopio, perché era sufficientemente, diciamo, lontano dalla città per non essere interferito dalle radiointerferenze umane e sufficientemente vicino all'università affinché appunto gli ingegneri, i fisici, i dottori, insomma qualunque persona studiasse la fisica potesse in qualche modo venire qui e diciamo pianificare un'osservazione e cercare di capire questo universo radio, quindi ricevere il segnale, il debole segnale che proviene da queste radiogalassie e appunto incominciare appunto questi studi che allora negli anni 60 erano appunto nuovi. Questo è stato l'inizio con la costruzione della Croce del Nord, che è uno strumento molto grande con area collettrice di 30.000 metri quadri, opera a una frequenza sola che è 408 MHz. Ed è uno strumento di transito. Cosa significa? Che lo strumento in pratica riceve solamente quando la radiosorgente è sopra il meridiano locale. In pratica sfrutta la rotazione della Terra per poter ricevere il segnale da questi oggetti celesti. Intorno appunto agli anni 80, grazie allo sviluppo tecnologico, abbiamo costruito appunto questa nuova antenna, che è l'antenna parabolica di 32 metri di diametro, pesa 300 tonnellate e questa opera però in una gamma di frequenze molto più ampio, che in linea teorica va dai 600 MHz ai 22 GHz, quindi frequenze molto più ampie, ed è uno strumento non di transito come la Croce del Nord, ma è uno strumento che è in grado di puntare e inseguire la radiosorgente, permette per cui, come una macchina fotografica che ha l'obiettivo aperto, di fare integrazioni più lunghe, ossia andare a, inseguendo appunto la radiosorgente, a poter ricevere quel debole segnale, sommarlo nel tempo e andare a amplificarlo, diciamo, e andare a vedere quindi strutture molto più deboli. Apri la saracinesca esterna, Hal. Mi dispiace, David, purtroppo non posso farlo. Addio.
Ingegnere, cosa vi serve la mole di dati che quotidianamente ricevete nel vostro centro di medicina? Può sembrare una domanda banale, ma forse è quello che il telespettatore si fa. Ma in realtà dipende dal tipo di progetto. Esistono progetti dove esiste proprio un laboratorio che abbiamo qui a medicina, dove praticamente in modo automatico, una volta che vengono ricevuti questi dati, ne esegue l'elaborazione e il risultato dell'elaborazione viene memorizzato in un disco come se fosse un computer. Esistono altri tipi di osservazioni in rete, ad esempio, che facciamo ad esempio con la parabola, utilizzando e sfruttando anche tanti altri radiotelescopi che sono in Europa, nel mondo o addirittura nello spazio. Ci sono delle antenne, che dei satelliti proprio, che invece, diciamo, in generale questi dati o vengono memorizzati in un grosso hard disk e spedito proprio manualmente in un centro chiamato di correlazione, dove si mettono insieme tutti i dati che provengono dai vari radiotelescopi, o il dato viene inviato istantaneamente tramite una fibra ottica ad altissima velocità. Il dato raggiunge sempre questo centro di correlazione che in qualche modo, come un computer potentissimo, esegue questa operazione che si chiama sintesi elettronica per realizzare e sintetizzare un'antenna grande quanto la distanza fra le antenne stesse, quindi enorme. Diciamo. È evidente che questi dati vi servono anche per capire di cosa è fatto, com'è in qualche modo, naturalmente nei limiti del possibile, l'universo che ci circonda. Sì, ad esempio il progetto che citavo, ossia questo interferometro radio costituito da tutte queste antenne che sono appunto distribuite sulla Terra e nello spazio, servono per fare immagini radio ovviamente ad altissima risoluzione e quindi andare a distinguere dei particolari veramente infinitesimali. Calcolate che ad esempio la risoluzione, ossia la possibilità di distinguere due particolari uno vicino all'altro, è pari a quella di riuscire a vedere una moneta sulla Luna dalla Terra, quindi una risoluzione altissima, mai raggiunta da nessuno strumento sulla Terra. E voi ricevete segnali dunque da stelle, galassie e quant'altro, che può scatenare la nostra immaginazione, e la domanda sorge spontanea: è possibile distinguere se ricevete suoni anche da intelligenze o sono solo suoni naturali? È possibile comunque questa distinzione? Allora, esiste un progetto che si chiama SETI, che è un acronimo che sta per Search for Extraterrestrial Intelligence, un progetto molto ampio dove ha, diciamo, il suo main core proprio nel ascoltare, tra virgolette, questi segnali radio che provengono dall'universo e cercare di distinguere se in mezzo all'infinità di segnali naturali esiste un segnale artificiale o meno. Quindi quello che si cerca col progetto SETI è un segnale artificiale che proviene al di fuori della Terra. Esistono algoritmi molto complicati per fare questo tipo di operazioni, comunque è un progetto che avrà, diciamo, a scarsa possibilità di avere dei risultati. Ma perché? Perché, come sappiamo, noi viviamo sulla Terra in un tempo veramente infinitesimo rispetto a da quando è nato l'universo, che l'universo è nato intorno a 12 miliardi di anni fa, e abbiamo sviluppato la tecnologia radio solamente da 100 anni, visto che le onde radio si propagano alla velocità della luce, 300.000 km al secondo, abbiamo una visibilità radio intorno alla Terra che è solamente di 100 anni luce. Nulla paragonabile all'età dell'universo e alla dimensione dell'universo, che è ovviamente infinita. Quindi voi non avete ricevuto per ora segnali, diciamo, di vita intelligenza lì? Purtroppo no, se no avremmo vinto il Nobel, lei lo saprebbe. Sapete di altri centri che invece ne hanno e ve lo tengono nascosto, segreto? Ma no, in realtà siamo sicuri che non esiste un segreto in merito, in quanto questo programma SETI è un programma internazionale a cui partecipano diversi radioosservatori, non solamente italiani, ma in tutto il mondo. Esiste un protocollo ben preciso che bisogna seguire, e nel caso di ricezione di segnali sospetti bisogna seguire questo protocollo. Quindi sì, per il momento purtroppo non abbiamo nessuna evidenza di sì. Sembra di capire dunque che più che un calcolo delle probabilità, visto che si dice che l'universo sia infinito, sia un fattore di distanza, giusto? Visto che ci mettono anche miliardi di anni luce le onde radio arrivare, diciamo, ai vostri strumenti, alla vostra strumentazione. Cioè, diciamo, per quanto ne sappiamo oggi, diciamo, la fisica purtroppo pone un limite, la velocità della luce è finita ed è 300.000 km al secondo. Quindi
un'onda che si propaga da un trasmettitore a un ricevitore impiega un certo tempo, e questo tempo, chiamato tempo di volo, è un tempo finito che può durare milioni, miliardi, o, insomma, dipende dalla distanza, ecco, essenzialmente. E poi vorrei aggiungere un'altra cosa: questo tipo di ricerca è basata su un'assunzione particolare, che gli eventuali alieni siano fatti come noi o che pensino come noi. Non è detto che siano fatti come noi, che pensino come noi, che trasmettono un'onda radio. Probabilmente loro, per comunicare, usano dei mezzi o dei sistemi che ad oggi magari non abbiamo ancora inventati. Può anche darsi che non gli interessi proprio nulla a comunicare. Può anche essere. Abbiamo un interlock di traduzione sul loro segnale audio. Questa conversazione la continuiamo noi. Ingegnere, voi ricevete anche segnali, naturalmente, da oggetti, da elementi che non esistono più, visto la distanza che vi separa. Qui si apre una riflessione sul tempo. Praticamente sono segnali dal passato, è corretto? Assolutamente sì, anzi direi che quasi tutti i segnali che noi riceviamo sono segnali che provengono e che sono stati emessi essenzialmente nel passato. Esistono esperimenti, in particolare nel campo radio, non da terra dai radiotelescopi, ma da strumenti radio che sono nello spazio, sono dei satelliti che addirittura sono in grado di vedere l'universo neonato, ossia osservano quella radiazione residua che si chiama CMB, Cosmic Microwave Background, o radiazione fossile del cosmo, che è quella radiazione residua che è praticamente l'inizio dell'universo. Ecco, questa è proprio la radiazione fossile. Qui nel Centro di Radioastronomia e di Medicina, intitolato uno dei padri dell'astronomia italiana, Marcello Ceccarelli, c'è tutto il necessaire per chi è interessato a scoprire le origini dell'universo attraverso appunto il suono, le onde radio. C'è un'aula didattica meravigliosamente attrezzata, la possibilità di visite di scolaresche o anche di famiglie, appunto per chi è interessato ai segreti dell'universo. Qui nel Centro di Medicina infatti si studia non solamente lo spazio infinito, sempre attraverso, dicevamo, le onde radio, ma eventualmente la presenza di forme di vita aliena, extraterrestre, sperando, come avrebbe detto l'ex direttore del Centro di Medicina Stelio Montebugnoli, che se mai dovessimo incontrare qualche extraterrestre non ci chieda anche lui dei soldi.